ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like e cerchiamo di superare per questo video almeno i 500 like. Vedete ragazzuole, sono incredulo anche io, però alla fine è arrivata. Come detto da qualche settimana ragazzi, lei era la prossima in lista e al 99% ci sarà lei settimana prossima. Detto questo, buona visione! E bentornati oggi sul forum di Grand Cross Global, perché sì ragazzuoli, avete letto benissimo, sta per arrivare la Big. Oltre a questo ragazzi, come da copertina arriverà anche un nuovissimo boss, come ho detto, anche questo era comunque in lista, per o male nelle tempistiche e nella schedule dopo questa rossa, quindi non c'è niente di strano fino a qui. L'unico problema è che comunque mettono sempre un ban nella settimana, ma quello ormai è la caratteristica principale del global. Se uno pensa al global dice ehi, io devo ban nella settimana, cioè di base è quello. Comunque ragazzi, vi ricordo che anche oggi pomeriggio sono in live su Twitch, link in descrizione. Seguitemi, mi raccomando, lasciate il cuoricino anche là. Ovviamente un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e accendete la campanellina ragazzuoli per l'arrivo di Derieri. Ora starete dicendo, Leo, ma perché dici che arriva Derieri? Ragazzi, perché questa mattina, come vedete a schermo, hanno fatto uscire questo video nel forum ufficiale di Grand Cross Global, per l'appunto dove c'è il video di come, per così dire, di come si affronta il final boss di Elizabeth e di Meliodas. Infatti lo andiamo subitissimo a vedere prima di commentarlo, anche perché, devo essere sincero, non l'ho visto manco io del tutto. Infatti qua vediamo di Mel Blue, continuiamo ovviamente, non metto l'audio ragazzi, c'è Elizabeth, va bene, il final boss infatti che sta per arrivare. Ora qua ragazzi, non mi soffermerò proprio in nessun modo alcuni fermi del video, però alla fine lo riguarderemo e ci soffermeremo in alcuni punti, perché è lì che ci ha confermato il fatto che arriverà Derieri. Non c'è nessuna news ufficiale del fatto che uscirà Derieri, però il video è la prova lampante ragazzi. Adesso, questa non l'avevo letta. Ok, e infatti, ok, va bene. Allora sì, a quanto pare arriverà anche Derieri. Cioè, non avevo finito di vedere il video, nel senso sì, credo che si sapeva, però pensavo che si deducesse dal fatto che nell'affrontare il final boss si vedesse per appunto Derieri. Mi riferisco a questo frame qua. Ora, un attimino, eccolo qua. Io non pensavo che metà video fosse incentrato su di lei, invece sì, però comunque si poteva già dedurre che usciva Derieri da questo frame, perché si vede Derieri contro il final boss, quindi era palese. Ora, ripeto, non avevo visto il video, quindi era più una reaction, infatti, di base. Mi ha fatto rimanere molto molto stupito. Derieri, ragazzi, la volevate? Ieri mi avete detto in live, Leo, ma devo pulare su Derieri, aspetto per lo Svein. Ragazzi, arriva. Ora vi starete chiedendo, quando arriverà? Come sempre ragazzi, ogni martedì, dopo la manutenzione, ogni martedì uscirà questa ragazzona. Quindi, davvero, dopo Mospit arriva Derieri, dopo questa rossa, dove Mospit arriva Derieri. Questo video è totalmente inaspettato, perché di base nemmeno io mi aspettavo che usciva Derieri. Cioè, parliamoci seriamente, dopo questa rossa si parla di un personaggio che sì, è uscito a gennaio nella scheduled jump, e lei è uscita comunque a febbraio-marzo, quindi sono tanto tempo di distanza dall'uno dall'altro. Nel global hanno ridotto il tutto in 2-3 settimane, quindi è molto molto strano, ma comunque ci sta. Cioè ragazzi, si parla di Derieri, ditemi nei commenti chi di voi non voleva Derieri. Cioè ragazzi, parliamoci seriamente, è uno dei personaggi più aspettati e è proprio attesissimi da tempo, oltre allo Sven, all'It's God, al vecchio di Melda Escanor. Lei comunque è anche Star Wars ovviamente, però Derieri è Derieri. Si parla ragazzi del personaggio che vi fa fare ogni o qualsivoglia modalità PvE, è davvero devastante ragazzi, qualcosa di assurdo, ma veramente assurdo. Questo personaggio qua, ovviamente ci farò il video riguardo sulle pull o non pull, quanto pullarci, cosa pullarci, più che altro quanti gemme pullarci, però più che altro ve lo dico, è difficile di skippare un personaggio del genere, perché Derieri è veramente tanta roba. Vi ripeto, vi fa fare tutto, vi fa fare. Ora non mi ricordo, vi ripeto la verità, se
al tempo quando uscirono i due final boss di Elizabeth e Meolas c'era già Derieri, perché adesso non vorrei dirlo, però il fatto che mi facciano uscire Derieri insieme al final boss potrebbe essere una cosa del tipo: ehi, Derieri è forte contro quel final boss, qui il final boss. Quindi questo è un attimino un'incognita, perché non mi ricordo com'erano i due final boss, non mi ricordo manco se giocava al tempo, comunque se ero in grado di affrontare quel boss. Quindi voglio tranquillamente, però ho le skin, quello sì, però una skin delle due, però diciamo che sono dettagli solamente quella di Meolas. Però comunque di base l'ho affrontato, però vi vedo, non mi ricordo se e come si affronta, ve lo dico tranquillamente. Se si affronta, si affronta di sicuro, però non mi ricordo come, ecco, mettiamo i puntini sulle i. Comunque sì, potrebbe essere molto molto probabile il fatto che Derieri sia forte contro questi due nuovi final boss. Ovviamente ragazzi, arriverà il video guida al riguardo nei prossimi giorni, tra l'altro arriverà anche una guida al King Final Boss, credo arriverà, comunque se non lo faremo in live su Twitch vi farò vedere i best team. Ovviamente ragazzi, a giorni arriverà anche lo showcase di Camila per farvi vedere il tutto. E comunque ragazzuoli, per chi non lo sapesse, Derieri è uno dei personaggi, se non quasi il personaggio, che arriva a fare più danni di numeri del gioco. Ora sì, ci vorrà un pochino di tempo per caricarla, per chi non lo sapesse ragazzi, la sua peculiarità è proprio la combo star, mettiamola in questo modo, come la chiamano nell'anime. Effettivamente lei ogni turno deve tirare almeno una skill, adesso ve lo faccio anche vedere. Di base ecco qua la carta ragazzi, si parla di un personaggio che fa veramente danni assurdi. Ovviamente sì, c'è l'attacco, e ogni attacco si chiappa un buff, oltre a questo fino a un massimo di 10 ovviamente, però comunque si buffa un botto. Questa è la skill del buff, quella 1 stella, vabbè, buff semplicissimo, la 2 stelle è intargettabile per un turno, la 3 stelle ovviamente è intargettabile sempre per un altro turno. Comunque si buffa di un bordello, basic stats ovviamente non stats quelle del momento, però comunque stats base. E ragazzi, è una carta davvero davvero tostissima. A livello di percentuale ce l'ho maxata sul jump, ditemi se volete lo showcase al tempo dell'uscita con le 4 stelle plus, quindi un possibile futuro showcase e diciamo un possibile futuro di come sarà di dare in futuro nel globo, perché sì, 4 stelle rosse, full gear AWR, maxato a 50.000 di CP, quindi cioè, ditemi se volete lo showcase, perché ve lo porterò subito al giorno 2 dall'uscita. Quindi sì, ragazzi, si parla del personaggio, di uno dei personaggi più forti del gioco, a livello di PvE, perché ragazzi, lei è mani basse, vi fa i guild boss, quasi, no, anzi tutti, quasi tutti i demoni, a parte il grigio, ma si può fare anche con questa, volendo, vabbè. Si spreca tutto il tempo, però si può fare anche con lei. Si può fare veramente di tutto, ragazzi. Lilia, Final Boss, tutto, anche i Final Boss si possono fare. Ragazzi, Derieri è letteralmente una macchina da guerra. Lei fa tutto, è letteralmente il personaggio, quasi best personaggio per il PvE. Salvo farming, perché lei non ha skill AoE, ha solamente un attacco e anzi la ulti sono entrambe single target. Però di base si parla del personaggio migliore per il PvE. A mio avviso ragazzi, il più tutto fare del gioco, a mani basse, veramente una macchina di distruzione di massa, veramente. Comunque vi ripeto, ditemi nei commenti se volete anche la guida al final boss di Elizabeth di Meolas, magari vi faccio vedere un video anche su come fare il best punteggio per prendervi la skin anche di Elizabeth, perché insomma Meolas si compra, mentre Elizabeth si vende con il punteggio, quindi con la percentuale, quindi quello un attimino, penso sotto il 15% si possa prendere, adesso non mi ricordo. Comunque di base sì, io al tempo non ci riuscii, e rip for me, però vabbè, tornerà prima o poi come King Final Boss, tornerà anche sul jump. Comunque ragazzuoli, la skin di Meolas è bellissima, Elizabeth è bellissima anche quella. Di base, sì. Derieri della purità? Non mi ricordo il comandamento, ragazzi. Beh, bello per questo messaggio. Sì, è fantastico. Boom, schilettino per stella ulti. Parte la combo star 50. Ed ecco qua, ragazzi. Tanta roba. Tanta roba. Combo star, infatti, la sua peculiarità, ragazzi. Combo star, tanta roba. E vi ripeto, tranquillamente, lei ogni turno deve tirare almeno una skill. Se in un turno lo salta, perde tutto il buff preso nei turni precedenti. Quindi l'unica cosa che dovete fare per essere forti con Derieri è tirare almeno una sua carta a turno. Se ne tirate almeno una, lei si buffa a schifo, ragazzi. Deverà fare di singolo target uno stella 150.000. Cioè, pazzia. Poi lo vedrete con i king, con i guild boss, comunque anche con i demoni, come andranno giù molto molto easy. Quindi ragazzi, per queste news è tutto, per questo video è tutto, io spero veramente vi sia piaciuto. Vi ripeto, vi farò il video guida, comunque in live vedremo su Twitch come affrontare questo final boss, però di base ragazzi aspettatevi davvero tanta roba. Questo vabbè, sono delle varie cosette, ecco qua tra l'altro la skin di la skin, perfetto, si può prendere appunto, ecco qua, si vede il tutto, anche okay, se possono letteralmente comprare tutto, ok, va bene, ok, a parte l'arma tipo di Elizabeth,
No, solamente se la vedi, ok, va perfetto, se posso non prendere tutte le ore al tempo, non me le consiglio, rip, formicazzo. E poi devo dire che hanno reso Elizabeth, cioè sono riusciti a rendere una dea demoniaca, cioè OP, sono veramente OP qui in queste cose, cioè what the fuck. Comunque ragazzuoli, mi raccomando, subitissimo un like, iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto, campanellina sempre, giusto per vedere nessun altro video. Ovviamente vi ricordo, oggi alle 16 in punto, live sul sito di Ola, link in descrizione, iscrivetevi sotto al centro. Guardate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, anche gli altri, qua sopra nelle schede. Ragazzuoli, iscrivetevi, siamo quasi ai 16.000 iscritti. Grazie davvero a tutti, boys. Detto questo, e let's go, boys! E ciao a tutti, raga, suoli!